molta delicatezza nello stringere queste viti perché sono molto molto sottili. Ci mettiamo con un cacciavite da 1,5 per centrare il barilotto e far passare la vite. Prendiamo la cinghia di coda. Cominciamo a presentarla all'interno del nostro canotto. Albero. La puleggia deve avere il grano rivolto verso il nostro ancore di coda. Dobbiamo aver cura di far combaciare la nostra mezzaluna all'altezza del nostro grano. Prendiamo il grano, prendiamo i filetti, controlliamo l'allineamento della mezzaluna all'interno del cilindro filettato e andiamo a inserire il nostro grano. Arrivando a un certo punto dove sentiamo muovere l'albero, e se noi lo muoviamo in questo senso abbiamo un leggero gioco che è dato dal fatto che siamo sicuri di essere all'interno della sede. Ok, pulito il filetto in eccesso e voilà, abbiamo quasi finito. Ora possiamo andare a montare la nostra squadretta. Vi rinvio inserendola all'interno della sua sede. Sono filetti. Ok, direi che il motore è perfettamente scorrevole. Adesso montiamo la pinna di carbone.